Questi siamo, ragazzi. Il problema è che siamo questi. Questi qua. Niente di più, niente di meno. Non ci si doveva aspettare nulla, però... Però sono incazzato nero comunque, perché... Perché in una serata in cui comunque non hai fatto nemmeno tanto male, io definirei la partita dignitosa della Roma. Una partita dignitosa, niente di più, perché poi ce n'ho comunque per tanti, eh. Ce n'ho per tanti. Per tanti ce n'ho. Però anche oggi loro con il minimo sforzo, con una facilità, una tranquillità, due dei tre gol, cioè sto scandaloso, cioè prendere quei gol è scandaloso, nel senso che io non vorrei arrabbiarmi troppo come nella partita di Coppa Italia dove non hai fatto nulla, perché comunque qui qualcosa hai provato, no, a fare, però non, cioè, è troppo poco, cioè abbiamo le limitazioni, quello che vi pare a voi, però io non gliela posso più fare. Cioè, è una partita che era scritta dall'altro ieri, nel senso che questo tipo di partita si sapeva che sarebbe stato questo ed è stato questo. Però non ce la posso, cioè non lo posso proprio sostenere emotivamente, ragazzi. Ora parliamo un po' della partita, di quello che ne possiamo parlare, perché io purtroppo sono amareggiato, però ho deciso di fare i video su YouTube e lo devo fare. Ma me lo sarei risparmiato vivamente questo. Detto ciò, ragazzi, buonasera a tutti, bentornati qui alla Nel Branco, il vostro Andrea che vi parla. Un bel like per sostenere il canale, attivate la campanellina, condividete il video e soprattutto iscrivetevi. Siamo a meno 50 dai 1000 e spero di non raggiungerli questo video. Non è vero, spero di raggiungerli, perché comunque non c'è solo la Roma, c'è tanto calcio da vedere e da commentare, però oggi dobbiamo commentare la Roma. Commentare la Roma che gioca una partita dignitosa, perché più di dignitoso non posso dire, e perde. Non posso nemmeno dirmi meritatamente o meno, cioè il Milan è forte, è una bella squadra nell'individualità, ma una squadra attaccabilissima, una squadra a cui potevi fare molto molto più male di quello che hai fatto. Perché? Perché Lukaku, abbiamo capito che negli scontri diretti è vero che ha assistito poco, è vero che non gli arriva mezzo pallone buono, perché anche stasera i cross, ragazzi, non riusciamo a crossare un pallone in aria, nemmeno se muoiono i terzini destri e sinistri delle altre squadre, il pallone in aria non ci arriverà mai, arriva o dall'altra lato del campo in tribuna oppure addosso ai terzini, ed è così che giochi Karsdorp, che giochi Christensen, che giochi Celik, che giochi Zaleski, che giochi chi gli pare Spinazzola, chiunque si mette là non riesce a fare un cross. Se i centrocampisti vanno a cross non si riesce a fare un cross, e quindi tu produci, perché poi la Roma aveva anche giocato bene il primo tempo, ha provato a mettere a mettersi nella metà campo avversaria, ha provato a girare fino alla tre quarti campo, benissimo, tutto perfetto. Da tre quarti in poi il nulla più totale, e dobbiamo riflettere su questo, dobbiamo riflettere, perché io, se deve succedere questo, cioè io preferisco andare a prendere un terzino, un esterno che crossa dalla Lega Pro, tanto vedendo le limitazioni, giusto quello ci possiamo permettere, ma che almeno sa crossare. Perché poi alla fine, quando i cross arrivano, se la Roma è la squadra che di testa ha segnato di più nelle prime 20 giorni di campionato, un motivo ci sarà. Ci sarà sto motivo, che però poi dopo, alla fine, se non arrivano i cross e se tu giochi a due all'ora, ragazzi, perché poi alla fine bisogna parlare pure quello, due belle parate di Magnan, eccetera, ma la Roma va a due all'ora, prova a fare il suo. Il Milan ogni volta che è ripartito ci ha fatto male. Il gol di Adli non si deve prendere mai nella vita, perché lì due, tre passaggi a tre all'ora del Milan, Christensen che va da tutt'altra parte, Adli con una finta lo mette seduto e calcia, e fa un bel gol, ma lì è un errore individuale e di reparto, perché Bove sta lontano, Cristante sta lontano, Christensen va piatto e prende i gol la Roma, ma fino a lì ci posso stare. Ma sai, poi quando prendo il secondo e Cristante si lamenta del blocco di Pulisic, che non c'è mai nella vita il blocco di Pulisic stasera, ragazzi, non c'è mai nella vita il blocco di Pulisic, io divento una bestia, perché tu lì non l'avresti presa, poi arriva Giroud davanti a ma non puoi lamentarti del fallo, non ti puoi lamentare del fallo perché non c'è mai, e tu lì sei andato moscio, perché Cristante, che è quattro volte Pulisic, non si può far fermare e casca in aria pensando che qualcuno gli possa fischiare a San Siro quel fallo. Ma non è solo a San Siro, in generale quel fallo non c'è mai, e Cristante lo sa, si prende il giallo come si prende il giallo Mancini, e non ci saranno nella partita col Verona, e quindi continuano a mancare persone, sperando che rientri Dybala, perché Lukaku senza Dybala è nullo. Poi in alcune partite sono nulli entrambi, e poi succede questo. Il terzo gol, devo dire, del Milan è un gol che, è vero che Christensen sta ancora cercando il pallone di Giroud che gli è passato sotto i gambi, perché Christensen ancora lo sta cercando,
ma poi lì che ci puoi fare? Quella è pura qualità, un gol di pura qualità che ragazzi ci condanna, io sono amareggiato, più che uno sfogo direi che più di questo non siamo ed è giusto che finisca così, perché se tu vai a San Siro e giochi anche una buona gara, ma loro con il minimo sforzo ti fanno 3 gol e te ne potevano fare 5. Allora io penso che la Roma più di questo non può fare. Limitazione non, la Roma più di questo non può fare. Perché la Roma è questo. Harry Potter, Dybala, chiunque volete, nessuno può ritirarci su. Siamo noi che siamo padroni del nostro destino. E facendo questo ci meritiamo. Ottavo, nono, decimo posto, il quarto posto che si allontana sempre di più, nonostante oggi avevi un'altra giornata favorevole per avvicinarti. Non succederà mai. Domani c'è Atalanta Frosinone, a Juve poi gioca a Sassuolo. E la Roma anche quest'anno deve puntare sull'Europa League, ma con queste condizioni qua, ragazzi, non puntiamo in Europa League. Il Milan, ragazzi, è una squadra che non è, secondo me, in un'ottima condizione di salute, però oggi ti ha dimostrato che con un po' di qualità e un pochino di lucidità le partite si vincono anche in un momento di difficoltà. Cioè, l'esultanza di Pioli sul 3-1 ti fa capire che il Milan voleva questa vittoria, nonostante il Milan sia terzo e può andare a più 140 punti dal quarto posto, però la vittoria di stasera è una vittoria degli uomini di Pioli. Giusta, che ci sta, che è coerente con la partita che c'è stata, nonostante la Roma, ripeto, abbia giocato una partita dignitosa, ma più di dignitosa io non posso dire, perché non mi posso dire a Roma oggi meritava di pareggiare, meritava di vincere. Io sarei un pupazzo se oggi dice che la Roma meritava di vincere. Perché? Perché se prendi quei gol non meriti, non meriti, perché siamo fragili, 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 fragili. Noi siamo fragili. Noi siamo fragili e non ci abbiamo una cazzo di inventiva lì davanti. Noi, se si spegne Dybala e non gioca, come stasera, e non c'è l'individualità che ogni tanto esce fuori, siamo nulli. E t'aveva detto pure bene perché eri rientrato in partita e poi dopo 4 minuti prendi il gol. E che gol? Ma basta, cioè io non posso, che posso commentare? Io sono amareggiato, io sono depresso. Cioè io quando vedo la Roma, oggi ho iniziato a vedere la partita non con l'entusiasmo, ma con la depressione. Nonostante la Roma avesse iniziato bene. Ero qui con persone a casa, vedevo la partita. Il Milan ne segnerà entro i primi 15 minuti. Al decimo minuto spaccato, al primo tiro in porta del Milan, la Roma prende i gol. Dopodiché la Roma ci prova, ma non è concreta, non è concreta. Ci manca proprio quel qualcosa, quella fame, quella voglia di dire dobbiamo vincere questa partita di orgoglio. Ripeto, gli uomini erano quelli, giocai con Christensen centrale, cioè, gli uomini sono quelli, ragazzi, sono quelli. Però, ma che vogliamo fare? Cioè, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Da nessuna parte. E se no, la Coppa Italia è finita, il campionato è finito, manca l'Europa League? Perché se no, ragazzi, qui si fa veramente tanto fatica ad andare proprio avanti, ad andare avanti. Che tristezza, che tristezza. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Detto ciò ragazzi, qui sotto nei commenti scrivetemi che cosa ne pensate, ci vediamo domani con il post Atalanta Frosinone con qualche short se ci sarà qualche notizia di mercato e poi dopodomani con Sassuolo Juventus. Un grande abbraccio dal vostro Andrea e ci vediamo al prossimo video. Forza Roma, comunque, sempre.